Professor Daveri, Accetto. è d'accordo con l'analisi impietosa che fa Fubini? Questo governo ha rinunciato a governare e alle viste non c'è nessuno che dica le cose come stanno. Oggi Moody's, un'agenzia di rating, ha detto che la crescita del nostro paese è scialba. Lo sappiamo, il governo dice 1%, 0,9% quello che sarà, è meglio che niente. È anche vero che siamo agli ultimi posti in Europa, come sempre, come dicevo all'inizio di questa puntata. Sì, indubbiamente se uno si guarda in giro non è che trae ragioni di grande ottimismo per il futuro, però rimane il fatto che dopo tutto lo spread rimane non troppo alto, quindi semmai la vera domanda è se davvero vale una rappresentazione impietosa o realista dell'economia italiana e della società italiana, come mai gli investitori non sono scappati ancora di più di quanto abbiano fatto dall'Italia. Forse loro contabilizzano il fatto che in un modo o nell'altro poi gli italiani con i nostri metodi ci aggiustiamo, tollerando un ammontare di tassazione che altri riterrebbero inverosimile, un ammontare di evasione che è incluso in questo ammontare di tassazione inverosimile. E quindi siamo un po' noi causa del nostro male. L'importante è che continuiamo a rimborsare i titoli del debito pubblico. Lo facciamo per ora che i tassi di interesse sono bassi. Se anche Mario Draghi, smettesse, e lo farà a un certo punto, di acquistare i titoli del debito pubblico e ritorneranno a salire i tassi un po' più rapidamente in Europa, però ci vorrà un bel po' di tempo. Quindi, da questo punto di vista, fare elezioni che mettano un governo vero e proprio in sella e che sia in grado quindi di affrontare l'impopolarità che serve, se bisogna affrontarla, forse potrebbe essere il minore dei mali. Mercato del lavoro in netto miglioramento ad aprile con il tasso di disoccupazione che scende all'11,1%. Pur rimanendo su valori elevati rispetto ai livelli pre-crisi, si tratta del dato più basso da quasi 5 anni. Va ancora meglio per quanto riguarda il numero di coloro che hanno un lavoro, che sfiora i 23 milioni con un tasso di occupazione vicino al 58%, ai massimi dal 2009, anche se cresce soprattutto il numero dei lavoratori dipendenti, in calo gli autonomi, e tra questi i contratti a tempo determinato. Dato notevole, i nuovi occupati sono quasi tutti ultra cinquantenni, mentre diminuiscono quelli nella fascia tra i 35 e i 49 anni. In deciso calo su base annua anche il numero di disoccupati e quello degli inattivi, dato quest'ultimo indice anch'esso di un miglioramento, perché gli inattivi sono coloro che un lavoro non lo hanno e nemmeno lo cercano, spesso perché scoraggiati o sfiduciati sulla possibilità di trovarne uno. Su base mensile, il tasso di attività risulta invece stabile. E stabile è anche la disoccupazione giovanile, con il tasso al 34% come a marzo, ma comunque in forte calo rispetto a un anno fa. La percentuale di giovani disoccupati, va ricordato, si calcola solo su coloro che cercano effettivamente un lavoro e tiene fuori quelli che studiano o non sono in cerca di un'occupazione. Calcolando l'intera platea di giovani in questa fascia di età, l'incidenza di chi è in cerca di un lavoro sul totale è dell'8,8%, cioè meno di un giovane su 10 è disoccupato. Silvia Monzagrati, Sky TG24. Professor Daveri, detto in termini comprensibili a tutti, sono dati buoni oppure no? A me il dato sugli over 50, che sono quelli che trovano lavoro, un po' colpisce, insomma. Ma complessivamente mi sembrano dati buoni. Questo è un mercato del lavoro che è rimasto fermo per tanto tempo. La disoccupazione ha continuato a oscillare intorno all'11,5% per un anno e mezzo. Adesso finalmente sembra andare giù verso un 11%. La spiegazione del perché è rimasta lì dov'era credo che sia più che altro da attribuire al boom di fine 2015, che è stato l'ultimo, dicembre 2015 è stato l'ultimo mese in cui si poteva godere degli sgravi contributivi. Finiti gli sgravi contributivi al 100%, chi aveva fatto in un certo senso scorpacciata di lavoratori a dicembre 2015 non ha assunto più nessuno per il 2016. Adesso stiamo tornando a una situazione fisiologica. La situazione fisiologica è quando il PIL cresce un po' la disoccupazione scende. Siccome il PIL sta continuando a crescere, sia pure gradualmente e lentamente, anche il tasso di disoccupazione ha ripreso una sua discesa. Nel contesto attuale, in effetti, colpisce che siano le persone, gli over 55, cioè quelli che hanno più di 50 anni, 55 anni,
Probabilmente questo va associato col fatto che anche i salari in realtà sono un po' scesi per queste persone proprio sotto i colpi della crisi, quindi non c'è solo la legge Fornero che li tiene dentro, occorre anche che queste persone siano disponibili a essere pagati degli stipendi più bassi rispetto al passato, ma questi numeri non li dà l'Istat insieme ai dati sull'occupazione, quindi bisogna aspettare per andare a vedere cosa è successo veramente, ma mi stupirei che ci fosse un dato che dice salari più alti e occupazione più alta per quelli che hanno più di 50 anni, deve essere che invece al contrario del passato hanno accettato salari più bassi pur di tornare a lavorare.